La Sie Cortona sfiora il primo successo stagionale cedendo al Motta di Livenza al tiebreak con un 20-22 pieno di rimpianti. Un solo punto, ma finalmente segnali positivi per un gruppo che ha tirato fuori l'anima pur ribadendo i suoi limiti e un roster risicato incompleto. La prossima, ai noi, sarà a Bergamo, scoglio invalicabile sulla carta, ma quando non si ha nulla da perdere non si sa mai. In A3 rinviata a metà dicembre la trasferta dell'Abba Pineto a Torino, causa Covid fronte piemontese. In A2 femminile vince almeno un set un generoso Altino a ranghi ridottissimi contro il forte Marsala trascinato dalla Pistolesi e non solo, sugli scudi la Mastrilli, ma ci vuole altro in attacco, solo 26% contro le Sicule. Si resta a zero al di là dei progressi, domani alle 21 ospite il presidente Papa nella puntata di Pallavolè. In B maschile giornata storta per le nostre Alba Adriatica e Paglieta, entrambe sconfitte per 3-1, la prima ad Ancona, la seconda in casa dal Casoria, peccato. KO in B1 femminile anche per la sfortunata Teatina, pure 1-3, ma con troppi rimpianti e causati anche d'assenze pesantissime, vedi il duo Corradetti Ricci, oltre le varie acciaccate, da segnalare le percentuali 80-50 del libero Falcone. In B2 infine onore e gloria al Teramo di Marsella Corzo, che vince anche a Bisceglie e si insedia al solitario comando avendo scavalcato il Corridonia, scivolato al tiebreak. In arrivo al Palacquavia proprio il big match contro le marchigiane, gara che vale doppio. Cade la Dannunziana a Potenza Picena in una giornata da archiviare in fretta. Il Gran Derby va alla Cetias Montesilvano, che batte 3-1 il Gada Pescara 3, sfoderando una gara piena di orgoglio e grandi capacità difensive contro le cugine apparse troppo discontinue e senza il solito apporto delle più esperte.